Oggi vediamo di capire come leggere, come interpretare alcune situazioni che si vengono a creare nel percorso che poi porta all'acquisto di una casa e che apparentemente potrebbero sembrare delle brutte notizie, potrebbero sembrare dei momenti di sfiga, potrebbero portare ad esclamare: "Cazzo, mi ha detto male!" L'altra mattina mi ferma un ragazzo per strada mentre passeggiavo, Daniele, mi ferma e mi dice: "Ciao, tu sei quello del libro, tu sei quello di TikTok. Io ti ho seguito fino a un certo punto, poi ho deciso di prendere il tuo libro, il tuo report e me ne sono andato a comprare una casa." Intanto capita, non spesso, ma ogni tanto capita che mi fermano le persone per strada. Ci fermiamo a prendere un caffè e mi racconta la sua storia, mi racconta come si è potuto godere l'acquisto della sua casa, lui e la moglie, mi racconta delle difficoltà a non sembrare, soprattutto a non sentirsi troppo pignolo, troppo pretenzioso nei confronti dell'agente immobiliare nel raccogliere le informazioni. Aveva un report davanti agli occhi, metteva un report sul tavolino e il suo intento era riempirlo delle informazioni. Ed infatti il risultato è stato che si è goduto in tranquillità e in serenità l'acquisto della sua casa, andando anche a risparmiare una cospicua somma sul valore d'acquisto della sua casa. Tu non so se lo sai, ma il report ha un livello di riuscita di ribasso sul prezzo nell'acquisto di una casa di 27.000 euro di media. Quindi, raccogliendo le informazioni, seguendo il report, hai buone probabilità di metterti 27.000 euro in tasca, se no non ne vale la pena. Però a te la scelta. E nel chiacchierare con Daniele mi dice: "Luigi, ti posso chiedere un'informazione e un consiglio in merito a quello che mio fratello sta affrontando in questo momento, perché anche mio fratello sta acquistando casa." Mi racconta quindi la storia del fratello. Il fratello di Daniele ha fatto una proposta d'acquisto per una casa, con tanto di caparra, proposta quindi accettata, e quindi si reca in banca per finanziamento bancario. Esce il periodo della banca, fa il sopralluogo e che cosa accade? Arriva la telefonata dell'agenzia immobiliare che informa che purtroppo siamo capitati male. Queste sono state le testuali parole dell'agente immobiliare che riportava la brutta, ci metto le virgolette, notizia al fratello di Daniele, perché siamo capitati male. Il perito della banca ha stimato la casa che stai per acquistare meno di quanto la stai pagando. La situazione quindi che si è venuta a creare in quel momento, mi raccontava Daniele, è stata: siamo capitati male, pezzo di merda di perito, non sa fare il suo mestiere, e l'agenzia immobiliare mette sul tavolo al fratello di Daniele la soluzione, o meglio, le diverse soluzioni per uscirne fuori. Ipotesi A, l'agente immobiliare consiglia al fratello di Daniele di ripresentare la stessa pratica di finanziamento nella stessa banca, con la speranza che la banca mandi a fare il sopralluogo un perito diverso da quello che aveva fatto il sopralluogo, oppure cambiare direttamente banca. E l'agenzia immobiliare era subito pronta a consigliare un broker finanziario che con loro collabora e con il quale broker riescono a gestire meglio queste situazioni e per evitare di incontrare ed avere a che fare con periti non all'altezza della situazione. Quindi apparentemente l'idea comune, il pensiero comune di questi signori è che siamo capitati male. E Daniele mi chiede: cosa consigli tu a mio fratello? A parte consigli a tuo fratello di utilizzare gli stessi strumenti che hai utilizzato tu per andare a cercare, valutare, selezionare ed acquistare la tua casa. Quindi passa sia il libro che il report a tuo fratello e secondo me qualche problemino te lo eviti. Ma il concetto fondamentale di questa storia, ed ecco perché ho deciso di farci questo video, è focalizzare l'attenzione sul reale problema e su come la situazione è stata, come dire, stravolta. Succede che un perito della banca ha messo per iscritto al fratello di Daniele, all'agenzia immobiliare e alla banca che quella casa da qualcuno sta per essere strapagata. E quindi c'è un professionista vero, e mi complimento con questo professionista, che prima di andare a fare una pratica, una perizia, un sopralluogo, invece di informarsi su quanto fosse il finanziamento necessario alla persona che richiede il finanziamento per acquistare quella casa, cosa che fanno la maggior parte dei periti, quando esce un perito purtroppo si informano. Spesso accade purtroppo che il perito venga informato
su qual è la somma necessaria richiesta per l'acquisto di quella casa. Quindi spesso purtroppo i periti vanno a stimare la casa in funzione e condizionati da questa informazione per rendere fluida la situazione, per non avere intoppi, mentre questo perito, e ripeto complimenti a questo perito, non si è informato delle somme richieste per l'acquisto, per la compravendita, è andato diretto a determinare il valore di mercato di quella casa e si è preso la briga di metterlo nero su bianco con tanto di sigillo. Quindi io in questa storia ci vedo soltanto la fortuna che ha avuto il fratello di Daniele, parte l'incapacità del fratello di Daniele di andare a determinare il valore di mercato corretto di quella casa prima ancora di fare una proposta d'acquisto, ma ha avuto la fortuna che ad un certo punto ha incontrato questo professionista che gli ha lanciato un grande messaggio: occhio, la stai strapagando. Tradotto, qualcuno ti sta vendendo una casa ad un prezzo più alto rispetto al valore reale. Ti stanno fottendo dei soldi. Tradotto, non sei stato capace tu, non sei stato in grado tu di determinare tu qual è il reale valore di quella casa per poi decidere di essere disposto ad acquistarla a quel valore. Ok, hai avuto la fortuna che qualcuno ti ha avvertito prima ancora che il danno venisse compiuto. Bene. Hai avuto la fortuna di aver incontrato un professionista che ti ha allertato e te l'ha messo per iscritto, quasi a dirti: fermati, ti stanno fottendo dei soldi, la stai strapagando, la stai pagando di più. Quindi non ritenerti sfortunato, devi ritenerti fortunato di aver incontrato un professionista. E non capita a tutti questa fortuna. Te l'ho detto, spesso il perito si informa e fa combaciare le cose per evitare intoppi. Però per evitare problemi, per evitare di sentirsi chiamare dalle agenzie immobiliari: che cosa hai fatto? Mi hai rovinato la compravendita, mi hai bloccato tutto. Ecco, questo professionista te l'ha messo per iscritto. Fermati. Quindi ora l'agenzia che ti sta inculcando la visione corretta a questa situazione, o meglio, tu sei stato sfortunato, noi siamo stati sfortunati ad incontrare quel perito, è totalmente l'opposto. Aspetta, ragiona. L'agenzia immobiliare che adesso continua a starti vicino e continua nelle sue operazioni di consulenza sembra quasi che ti stia ancora di più coadiuvando nell'acquisto della tua casa, ma ti stanno fottendo invece. Continuano imperterriti a cercare di farti acquistare un qualcosa ad un prezzo superiore rispetto al reale valore. Quindi se vi doveste trovare mai i comprocasa, no, ne sono certo. Comprocasa riesce a determinare il più probabile valore di mercato di una casa e riesce anche ad andare sotto quel reale valore di mercato. Ma se ti dovessi trovare tu in questa situazione, la prima cosa che devi fare è A. ringraziare il perito, B. andare in agenzia, riprenderti i tuoi giocattoli e rivedere le cose, ricominciare da capo. Ricominciare quindi da capo con le tue ricerche, con le tue selezioni e con l'andare a determinare, prima ancora di sottoscrivere una proposta d'acquisto, qual è il reale valore di quella casa che stai per acquistare e che vorresti acquistare. Quindi consiglio finale è: non cambiare perito, non ritenerti sfortunato e quindi tenti di cambiare strategia per avere per forza quella casa. Cambia metodo. I link li trovi qui sotto in descrizione e magari risparmi qualche brutta figura. Ci vediamo dall'altra parte.